Consegnati gli attestati a tutti coloro che hanno partecipato ai corsi e alle iniziative legate alla diffusione dell'informatica realizzate dal Comune di Grosseto in collaborazione con l'associazione Guru at Work che promuove la diffusione del software libero. Il servizio di Elena Berretti. Consegnati gli attestati ai partecipanti alle iniziative per la conoscenza e diffusione dell'informatica, organizzate dal Comune di Grosseto attraverso gli uffici del servizio elaborazione dati, insieme all'associazione Guru at Work. Un progetto, frutto della collaborazione tra Comune e l'Associazione che promuove la diffusione del software libero, ormai consolidato nel tempo e al quale negli anni hanno partecipato circa 800 persone. Un'occasione che spinge l'amministrazione ad affrontare i progetti futuri mirati ad aumentare il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte dell'amministrazione e quindi l'apertura al software e alla conoscenza libera, secondo l'assessore Ceccarelli. Un cittadino informato è un buon cittadino. Per questo motivo, continueremo naturalmente con la formazione, sempre gratuita, e faremo in modo che i cittadini abbiano la padronanza di quelle competenze e di quelle tecnologie che fanno appunto la differenza tra un semplice cittadino e un cittadino invece consapevole e informato. La democrazia. Si esplicita bene quando il cittadino ha tutti gli strumenti per capire, per informarsi e soprattutto per fare delle scelte consapevoli. Sono state diverse le iniziative organizzate quest'anno dall'associazione, stage, conferenze, seminari e corsi non solo di informatica sul software libero ma anche di altro tipo. Ad esempio una novità di quest'anno è stata eh, l'introduzione di alcuni corsi di lingue che eh, utilizzavano poi come strumenti i computer dove era installato Linux e il software libero. Ad esempio abbiamo fatto ben due corsi di cinese. Poi le conferenze che abbiamo organizzato, conferenze sul diritto dell'informatica, sul trattamento dei dati, su tutte le novità normative che riguardano sia l'informatica insieme, ma più che altro l'utilizzo dell'informatica nella pubblica amministrazione, nella piccola e media impresa. Recentemente inoltre è stato presentato un corso gratuito per imparare a realizzare siti web che prenderà il via in occasione del prossimo Linux Day.